Benvenuti a Klaus Condicio, abbiamo un ritorno alla nostra trasmissione ed è il presidente della comunità ebraica di Napoli, la gloriosa comunità nata con i Rosh da Napoli, il dottor Pierluigi Campagnano. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei. Purtroppo la devo chiamare per una cosa non gradevole di cui i giornali hanno parlato, tra l'altro verificato è intervenuto anche Emanuele Fiano in precedenza, ma la cosa non ha sortito grandi effetti, nel senso che in una lista politica collaterale, anche se non centrale, però purtroppo c'è un candidato che è finito sui giornali perché qualche giorno fa, nel compleanno di Adolf Hitler, gli ha fatto gli auguri. Poi io ho verificato con vari giornalisti, eccetera, alcune foto sono rimaste anche dopo che lui aveva tolto questi auguri. Prima le chiedo un commento così più umano quasi che di riflessione proprio di società civile. Che sensazione ha avuto vedendo questa... Una sensazione di sgomento. Alza il tono di voce. Una sensazione di sgomento. 60 anni dopo, 70 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo tornando a quello che era il 32, il 30, il 37, il 38, torniamo all'idea delle leggi razziali, mi sembra un'aberrazione. Io c'ho poca stima di queste persone perché non sanno crescere, non sanno, come si può dire, non mi viene la parola. No, ma la capisco, capisco la sua difficoltà, perché umanamente mi scoccia anche fare questa intervista, ma la dobbiamo dare comunque un segnale, non può passare sotto silenzio. Le dico anche perché questo signore è ancora in lista, cioè rischia di essere eletto. Cioè, che messaggio si può dare da Napoli se questo signore viene eletto? Che messaggio, messaggio di democraticità può dare Napoli? Assolutamente no, ma purtroppo indipendentemente da questo signore, ma noi abbiamo quelle liste che sono piene di persone indegne di rappresentarci in un governo, anche sia cittadino. È una cosa, francamente, tutti quelli che sono inquisiti dovrebbero avere il buon senso. Abbiano torto o ragione, questo non sta a me dirlo, ma dovrebbero avere il buon senso. Prima giudicatemi e poi io vengo a fare politica, se sono stato assolto per non aver commesso il fatto. Qua invece vediamo che si fa politica per non essere condannati. Okay. E quindi secondo me è l'andamento dei tempi, non c'è niente da fare. Alla fine certa gente forse gli fa pure compassione. Certo, no, perché mancano assolutamente di un raziocinio, dimenticano cosa è la storia. Probabilmente questi rigurgiti neofascisti ci sono sempre stati. In questo momento forse stanno cavalcandoli un po' di più. Nel mondo vediamo gli estremismi che ci sono, che non portano a nulla di buono, insomma, questa è la realtà. Che poi abbiano inneggiato a Hitler, ma rimane una cosa a sé stante. Secondo me qua c'è dipende dalla Costituzione, la Costituzione dice che un gruppo neofascista o fascista non può essere ricreato, tantomeno eletto e candidato. Senta, dottor Campagnano, per i molti giovani che sono in ascolto nel nostro canale, l'estremismo di estrema destra o estrema anche sinistra, chiaramente, però l'estremismo filo nazista o filo fascista su Napoli è un problema sottovalutato? Questo ci aiuti lei a capire?
No, non è un problema che viene monitorato continuamente, però non grosse cose non ne abbiamo viste, sì, okay. qualche insegna da qualche parte, ma più di tanto, mi sembra anche, come si dice, nella logica delle cose a un certo punto, che poi l'abitudine di imbrattare i muri ce l'hanno tutti, quindi ognuno mette quello che vuole. Certo, però lei non ha evidenze, invece il messaggio da voi, dalla comunità, è comunque non sottovalutare, perché anche Hitler dicevano che fosse un cretino, scusi. Sì, certo, ma noi siamo comunque sempre vigili, su questo non c'è dubbio, insomma. Siamo attenti, c'è qualcuno un po' più attento degli altri, se trovano insegne di simboli eccetera eccetera lo comunicano, e al limite io lo comunico direttamente alla Digos, che comunque ci sta facendo un ottimo servizio. No, la Digos lavora bene. Senta, sono concordo con lei. Senta, l'appello a Lettieri, che voglio dire è una persona lontana anni luce da questi ideali nazisti e fascisti, cioè Lettieri avrà pregi e difetti, ma non credo che tra i difetti rientri assolutamente un estremismo di destra, cioè per quanto lo possa conoscere io. Voi come comunità cosa gli chiedete? Ovviamente di cacciare questo signore dalla lista e magari anche qualcosa in più, di impegnarsi? A più di cacciare questo signore, cacciare tutti questi signori, perché secondo me questo non è l'unico, ce ne saranno altri che non sono usciti fuori, ma probabilmente troveremo altri, ma soprattutto a fare delle liste pulite, indipendentemente dall'ideologia politica, assolutamente, insomma. Lei dice non è solo un problema di antisemitismo, ma anche di candidati presentabili. Di candidati presentabili, sì, mi sembra proprio la... Però lei rappresenta la comunità di Napoli, no? E voi potete anche, cioè se Lettieri vi contatta e vi dice cosa devo fare, e voi lo potete anche incontrare, voglio dire, no? Ma ufficialmente noi ci manteniamo completamente a partitici, poi se ognuno di noi vuole incontrare qualcuno, lo può incontrare, ma ufficialmente come comunità... Non mi sono spiegato, se al vostro appello caccia la gentaglia dalla lista e lui risponde positivamente, ben venga. Ah, quello senza dubbio. Scusi, quello prendiamo tutti. Quello senza dubbio, quello senza dubbio, da quello che dico è che noi come comunità ebraica non facciamo assolutamente nessuna politica. No, vabbè, ma da qui a stare zitti su certi personaggi. No, a quello è un altro discorso. Scusi, per quello che lo chiama. Ultima cosa, questa Casa Pound a Napoli, che è questo coro di fascisti di cui è espressione questo signore, no? Di Tarantino, questa Casa Pound a Napoli di fatto c'è, e lei ha detto sotto controllo abbastanza, non ci sono rigurgiti estremistici, ed è effettivamente come dice lei, però di fatto c'è questa cosa che è culminato in una coltellata tra estremisti qualche giorno fa, non solo di estrema destra ma anche di estrema sinistra, no? Siamo chiari, di cui Lettieri è stato esso stesso vittima, perché voleva fare un comizio e non gli è stato consentito perché è stato aggredito. Quindi alla fine questa aggressività poi colpisce tutti, no? Vabbè, indubbiamente sì. Quindi quando si ingenerano queste cose, quindi è interesse stesso di queste persone evitare che certi personaggi girino in qualche modo, è corretto? Esattamente. Bene, dottor Campanella, la ringraziamo per questo suo intervento e speriamo che la comunità politica reagisca in maniera positiva cacciando questo personaggio. Grazie e buon lavoro. Grazie.